Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Immacolata Madonna dei Boschi, prega per noi. Carissimi, ben ritrovati, e concludiamo il discorso sul sesto comandamento. Abbiamo visto ora due volte fa parlo della castità nel suo aspetto positivo, la volta scorsa la lussuria in generale, vizio capitale della lussuria. Adesso in quest'ultima catechesi pensavo di fare degli approfondimenti sulle tematiche più comuni, correnti, proprio specifiche, in maniera di fare, appunto, come dicevo la volta scorsa, una cosa più possibilmente esauriente, anche perché anche qui c'è un po' di confusione, c'è anche manica larga, no? Su certi aspetti. Ora diremo quello, come sempre, che dice il Magistero, il Catechismo, documenti della Chiesa a riguardo, quindi quella che è la morale cattolica di sempre su questo comandamento, in questo caso. Quindi ci assiste, ecco, lo Spirito Santo, che è Spirito di verità. Allora partiamo. Partiamo dalla masturbazione, poi vedremo magari i rapporti prematrimoniali, poi vedremo magari i rapporti, ecco, i peccati all'interno del matrimonio, vedremo insomma poi l'aspetto dell'omosessualità, quello abbiamo citato l'altra volta, approfondimenti su queste tematiche un po' delicate. Allora, consideriamo alcune considerazioni, approfondimenti, in questo caso sulla masturbazione. Ecco il giudizio oggettivo del Catechismo della Chiesa Cattolica. Per masturbazione si deve intendere l'eccitazione volontaria degli organi genitali al fine di trarne un piacere venereo. Sia il Magistero della Chiesa, nella linea di una tradizione costante, sia il senso morale dei fedeli hanno affermato senza esitazione che la masturbazione è un atto intrinsecamente e gravemente disordinato. Qualunque ne sia il motivo, l'uso deliberato della facoltà sessuale al di fuori dei rapporti coniugali normali contraddice essenzialmente la sua finalità. Il godimento sessuale viene ricercato al di fuori della relazione sessuale richiesta dall'ordine morale, quella che realizza in un contesto di vero amore l'integro senso della mutua donazione della procreazione umana. Siamo al Catechismo, il punto 2352, quindi così dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Vediamo qualche obiezione. La psicanalisi ha da tempo capito che la masturbazione è un atto naturale e comune a tutti gli uomini, che favorisce la produzione degli ormoni androgeni. Intanto sulla psicanalisi, non è una scienza esatta come la matematica, secondo la quale 2 più 2 fanno 4 e 4 è per tutti e per sempre. Quante scuole vi sono nella psicanalisi? Ognuno dice la sua e non può essere diversamente, essendo in se stessa una scienza empirica che parte dalle vicende umane e cerca di conoscere determinati meccanismi di carattere psicologico alla luce di alcuni costanti, quindi tentativi. Ma questi meccanismi non sono interpretati univocamente. Inoltre la psicanalisi non dice che la masturbazione è comune a tutti gli uomini. Compierebbe un errore grossolano se dicesse questo, perché vi sono molte persone di sesso maschile, soprattutto di sesso femminile, che non l'hanno mai conosciuta. Quando anche tutti passassero per questa strada, non si può costituire un dato comportamentale come un criterio veritativo. Tutti questo sì, almeno più o meno, insomma, hanno detto delle bugie da picchio, qualche bugia magari l'abbiamo detto a tutti. Ma con questo la bugia non diventa criterio verità, rimane bugia, che è una falsificazione della realtà. Okay. Altra obiezione. Gli impulsi sessuali sono l'origine della masturbazione stessa. Siamo d'accordo, ma questi impulsi non sono costrittivi. La masturbazione parte infine da un atto della volontà, come tutti gli altri peccati. Alla fine c'è un sentimento, sento la tentazione, ma do consenso con la volontà, che il peccato non è nel sentire, ma nel dare il consenso della volontà. Ricordate, materia grave, piena avvertenza e pieno consenso. Sono insieme questi tre elementi, c'è il peccato mortale, formalmente parlando.
Nella fase adolescenziale, durante la pubertà, è in corso la formazione fisico-psicologica dell'individuo, che porta a dei momentanei squilibri ormonali. Questo porta il ragazzo a conoscere il proprio corpo, a provare le prime attrazioni verso il sesso opposto, a compiere masturbazione che, vista in quest'ottica scientifica, diviene un modo per formare la propria natura sessuale. Questa è un'altra obiezione, no? Ora, diverse persone cadono in questo peccato. Alcuni si rialzano subito o quasi, altri se lo portano dietro per anni e altri ancora per tutta la vita, pur essendo sposati. Il Signore, che indubbiamente ne sa più di tutti, ha detto: in verità vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Giovanni, capitolo 8, versetto 34. Altro che aiuto ad aprirsi all'altro sesso, semmai la masturbazione aiuta ad aprirsi all'altro sesso in maniera sbagliata, considerandolo come oggetto di passione e di libidine, poi vedremo meglio. Senza dire che chi compie questo peccato avverte di perdere la presenza personale di Dio dentro di sé, e cioè sente anche tangibilmente di perdere la grazia, che è il tesoro più grande che una persona può possedere sulla terra, la grazia santificante, la presenza di Dio nell'anima. Altra obiezione. È anche vero che non si può prescindere in maniera totale dalla masturbazione e prima o poi si finisce per cadere. La prova è la polluzione notturna, emissione di sperma che il proprio inconscio provoca durante il sonno in maniera autonoma, sempre per la produzione di ormoni androgeni. Risposta: non è vero che prima o poi si finisce per cadere. Inoltre, proprio l'espulsione autonoma nel sonno del surplus sta ad evidenziare che non è affatto necessario passare attraverso la strada della masturbazione, ma avviene in modo naturale durante il sonno. Quindi, per concludere, la masturbazione è oggettivamente e sempre peccato grave, mentre soggettivamente può essere meno grave a motivo di immaturità affettiva, forza delle abitudini contratte, fattori psicologici come l'ansia e anche fattori sociali. Un esempio: la bestemmia oggettivamente è sempre peccato grave, grave si intende mortale. Soggettivamente non compie peccato grave se chi la dice a un bambino che ripete quello che ha sentito dagli altri o un pazzo che non sa quello che dice, ma sebbene sia un bambino che la dice non si può concludere che quello non sia una bestemmia e pertanto un'ingiuria grave fatta a Dio. Così per la masturbazione è oggettivamente un'alterazione grave del desiderio divino sulla sessualità e pertanto un peccato grave. Ok? Soggettivamente, tuttavia, per la mancanza di piena avvertenza della mente o di liberato consenso della volontà, può non essere peccato grave, ma magari peccato veniale. La mancata piena avvertenza della mente o il deliberato consenso della volontà si concretizza nelle situazioni portate dal catechismo, ecco, non da psicanalisi, catechismo. Immaturità dell'adolescenza. Squilibrio psichico radicato, abitudine al punto che l'atto in qualche modo sfugge a chi lo compie, come può sfuggire una bestemmia che aveva il vizio di bestemmiare, di questo vizio se ne è pentito e non vuole sradicare, quindi succede. Okay. La Sacra Scrittura dice in termini molto gravi: perché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi asteniate dall'impudicizia, che ciascuno sappia mantenere il proprio corpo con santità e rispetto, non come oggetto di passioni e di libidine, come i pagani che non conoscono Dio, che nessuno offenda o inganni in questa materia il proprio fratello, perché il Signore è vindice di tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e attestato. Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste norme non disprezza un uomo, ma Dio stesso che ci dona il suo Santo Spirito. Prima lettera di San Paolo Tessalonicesi, capitolo 4, versetti dal 3 all'8. Quel ciascuno di cui parla la Sacra Scrittura non ha per oggetto semplicemente le persone sposate che si rifiutano di compiere un atto coniugale secondo Dio per soddisfarsi da sole, ma qualsiasi persona. San Paolo qui si rivolge a tutti. Inoltre, l'assenza di rapporti coniugali non dà nessuna giustificazione a compiere un atto che è solo un atto di libidine. Verrebbe da dire: ma la moglie che cos'è? Un strumento per soddisfare la propria libidine? Il rapporto coniugale, qui attenzione, una delle specifiche, il rapporto coniugale, se fosse compiuto così, anche se venisse rispettata l'indissolubilità dell'aspetto unitivo e procreativo, adesso vediamo meglio, sarebbe ugualmente peccato.
Giovanni Paolo II, nella lettera alle famiglie, gratissimam sane, ha detto, al punto 12, la persona non può essere, scusate, la persona non può mai essere considerata un mezzo per raggiungere uno scopo, mai soprattutto un mezzo di godimento. Essa è e deve essere solo il fine di ogni atto, solo allora corrisponde alla vera dignità della persona. Fine citazione. Con grande realismo, un documento del Magistero della Chiesa ricorda che nella vita di tutti, sia di quanti vivono nel celibato come di quelli che vivono nel matrimonio, citazione, di fatto capitano in un modo o nell'altro, per periodi di più breve o di più lunga durata, delle situazioni in cui siano indispensabili atti eroici di virtù. Capita sia ai celibi che anche agli sposati. Questo Pontificio Concilio per la famiglia, in sessualità umana, verità significato, numero 17. E se si trova un confessore che dice il contrario di quanto sia il magistero della Chiesa, come stiamo vedendo, non si va più da lui, si cambia confessore. Se un medico, anziché darci la medicina, ci desse delle cose che fanno stare ancora peggio, continueremo ad andare da lui? No. Nelle cose che riguardano lo spirito, la salvezza eterna dell'anima devono essere più superficiali di quella del corpo? No, appunto. Ora adesso andiamo a vedere l'esatto significato della parola fornicazione, vediamo anche l'adulterio, abbiamo già visto la volta scorsa, facciamo degli ulteriori approfondimenti. Per fornicazione si intende l'unione sessuale di comune accordo a due persone non sposate di sesso diverso, abbiamo detto la volta scorsa. La parola fornicazione deriva dal latino fornix, fornicis, che significa arco. In genere l'arco della porta delle città era il luogo dove si assembravano le prostitute, no? L'entrata, l'arco d'entrata, le porte delle città, lì c'erano le prostitute, da lì allora, ecco, fornicazione. Per adulterio invece si intende l'atto carnale compiuto al di fuori del matrimonio tra due persone di cui almeno una è sposata. Ma la Sacra Scrittura non condanna solo questi due disordini sessuali, ma anche tutti gli altri. Per questo la formulazione catechistica, per comprenderli tutti con un'unica dizione, dice sesto non commettere atti impuri, mentre il sesto comandamento, messo a dizione biblica, non commette adulterio, come c'è, no, abbiamo messo, no, quella biblica abbiamo messo, però in generale troviamo non commettere atti impuri perché comprende un po' tutti gli altri peccati riguardo alla sessualità. Catechismo Romano del Concilio di Trento spiega la formulazione catechistica non commettere atti impuri con queste parole, adesso c'è la spiegazione. Con la proibizione dell'adulterio, Dio ha inteso vietare ogni peccato disonesto e impudico. Ciò risulta chiaramente dalla scrittura, dove il Signore punisce altri generi di peccati impuri che non sono propriamente adulterio. Siamo paragrafo 3349. E prosegue citando le varie proibizioni dell'Antico e del Nuovo Testamento. E conclude. Se fra i tanti peccati il comandamento nomina esplicitamente l'adulterio, è perché oltre alla bruttura che ha in comune con tutte le altre forme di impudicizia, esso implica anche un peccato di ingiustizia nei confronti di altri, individuo e società. E anche perché il cristiano che non difende su tutti gli altri punti la purezza finirà con non spaventarsi neanche di questo delitto. Infatti poi ho visto la legge del divorzio, eccetera, eccetera. Quindi adulterio era quella biblica che comprende come cosa il più grave che danneggia anche la società. Poi diciamo, non commettere atti impuri è quello che è più inclusivo, diciamo, ecco. Adesso vediamo i rapporti prematrimoniali. Durante il fidanzamento non è la contraccezione in se stessa che rende peccaminoso il rapporto sessuale, ma è il rapporto sessuale stesso che è fuori luogo e costituisce il peccato, perché unione sessuale è avvenuta al di fuori del matrimonio. Se quel gesto vuole significare la donazione totale e vicendevole, ebbene questa donazione totale non è ancora stata sancita. Ci si augura che un giorno ci sia, ma di fatto non c'è ancora. Durante il fidanzamento ognuno si sente perfettamente libero, sa di non appartenere all'altro, non si è ancora impegnati per sé. Primo litigio, beh, basta, vai per la tua strada, eccetera, eccetera. No, quando invece c'è un sacramento, cioè ci sono dei bambini, cioè, allora lì si cerca di risolvere il problema. Invece no, ci fa presto, primo litigio, se no, a questo mi piace di più, prendo su, ti lascio, vado con quell'altro. Quindi è molto più facile così, no? Poi magari vengono bambini anche a fare matrimonio, queste cose qua non c'è legame, come purtroppo succede, no?
Ecco, c'è dunque una finzione in questi rapporti, si finge di essere marito e moglie, mentre si sa benissimo di non esserlo ancora e di essere liberi. Giustamente Giovanni Paolo II ha osservato che, citazione, la donazione fisica totale sarebbe menzogna se non fosse segno e frutto della donazione personale totale, nella quale tutta la persona, anche nella sua dimensione temporale, è presente. Se la persona si riservasse qualcosa o la possibilità di decidere altrimenti per il futuro, già per questo essa non si donerebbe totalmente. Familiaris Consortio, punto 11. L'amore che due fidanzati si esprimono col gesto sessuale rientra nel genere della fornicazione, che è il rapporto sessuale tra due persone libere, come abbiamo visto. Agendo così, sono del tutto al di fuori del progetto di Dio sulla sessualità e sull'amore umano, che ha voluto la relazione sessuale come segno di una donazione totale ed esclusiva già avvenuta nel momento del consenso coniugale. Inoltre va rilevato che con le relazioni sessuali prematrimoniali i fidanzati non si aiutano a costruire l'edificio matrimoniale fondato sulla fedeltà coniugale, perché purtroppo già fin d'ora si abituano l'un l'altro a consegnarsi a chi loro non appartiene. La fedeltà coniugale non si improvvisa ma va preparata nel fidanzamento, proteggendosi dalla sensualità che insidia tutte le persone, diciamo nessuno ne è immune. Quindi è anche il fidanzamento, che a me mi costruisco la casa sulla roccia con il fidanzamento, nella castità, nella preghiera, eccetera, orientato a una vita che poi sarà per sempre insieme, che l'amore per natura sua è per sempre, la fedeltà per natura sua è per sempre, no? Quindi metti tutti i presupposti affinché questo possa avvenire, e i rapporti prematrimoniali purtroppo non aiutano questo. Adesso vediamo l'altro tema delicato, questo poco conosciuto ma molto frequente: i peccati sessuali all'interno del matrimonio. Però dice, sono sposato quindi posso fare quello che voglio. No, non è così. L'atto coniugale conforme alla legge di Dio è quello che, esprimendo autentico amore al coniuge, rimane aperto alla generazione della prole. Aspetto unitivo e aspetto purgativo non possono mai essere disgiunti. Il Magistero della Chiesa non dice che l'atto deve essere sempre procreativo, questo è importante, perché questo molto spesso non lo è per più svariati motivi, ad esempio sterilità, menopausa, periodi infecondi, malattie, allattamento, gravidanze, eccetera, ma che deve essere aperto alla trasmissione della vita, deve essere sempre comunque potenzialmente aperto, cioè completo, niente che deve impedire questo. L'aspetto unitivo procreativo deve essere sempre uniti, mai disgiunti. Se poi la generazione della vita non avviene, questo non dipende dai coniugi, ma da altre cause dipendenti dalla volontà, e quindi si accetta magari anche con sacrificio delle volte, purtroppo. Se poi la generazione della vita, durante la gravidanza i rapporti sessuali sono leciti, evidentemente purché non portino rischi al bambino presente nel grembo della madre, quindi si può fare con le dovute attenzioni, però è lecito farlo durante la gravidanza. Ecco, questo è un, ma si può fare, non si può fare? Si può fare, fanno una certa attenzione. Tutti i rapporti, poi andiamo ancora un po' più, tutti i rapporti, questo è delicato, che coinvolgono la genitalità non sono leciti se non rimangono aperti la generazione della prole. Ora, l'enciclica Umane Vitae di Paolo VI, che ha creato una gran confusione, siamo nel post 68, quindi no, dice che in forza della legge naturale, citazione, qualsiasi atto matrimoniale, quilibet matrimonii usus, deve rimanere aperto alla trasmissione della vita. Siamo punto 11. Ora, interessante, la traduzione italiana non è del tutto conforme al testo latino, come spesso succede, che è quella che è detta legge, no? La traduzione originale, quella latino. Traducendo letteralmente, si dovrebbe dire quilibet matrimonii usus, qualsivoglia uso del matrimonio e pertanto ogni esercizio della genitalità oppure ogni gesto sessuale. Da questo principio l'enciclica tale su conclusioni, citazione, è altresì esclusa ogni azione che o in previsione dell'atto coniugale o nel suo compimento o nello sviluppo delle sue conseguenze naturali si proponga come scopo o come mezzo di impedire la procreazione dei figli. Quindi magari
o il desiderato coniugale, ma riprendo la pillola per non rimanere incinta, o nessun compimento, il preservativo, la spirale o il coito interrotto, o nello sviluppo delle sue conseguenze naturali, tipo la pillola il giorno dopo, o peggio ancora l'aborto, poi, perché non gli è sicuro, nella pillola magari, però potenzialmente io ho già la mensa abortiva, si proponga come scopo, come mezzo di impedire la procreazione dei figli. Quindi questo no. Esclusa ogni azione, chiaramente lo dice. Poi il vademecum per il confessore pontificio consiglio della famiglia, 12 febbraio 1997, scrive, citazione: la Chiesa ha sempre insegnato l'intrinseca malizia della contraccezione, cioè di ogni atto coniugale intenzionalmente infecondo, intenzionalmente infecondo. Questo insegnamento da ritenere come dottrina definitiva e irreformabile. Quindi nessuno confessore, nessuno può dire no, ma si può dottrina. Questo insegnamento, cioè che ogni atto coniugale, la Chiesa ha sempre insegnato l'intrinseca malizia e la contraccezione, cioè di ogni atto coniugale intenzionalmente infecondo. Questo insegnamento da ritenersi come dottrina definitiva e irreformabile. Nessuno può dire il contrario. Roma locuta, causa assoluta. Roma parlato, la causa sciolta. Roma locuta, causa finita. Roma parlato, la causa è finita. Sant'Agostino. La contraccezione si oppone gravemente alla castità matrimoniale. È contraria al bene della trasmissione della vita, che è l'aspetto procreativo del matrimonio, e alla donazione reciproca di coniugi, che è l'aspetto unitivo del matrimonio. Ferisce il vero amore e nega il ruolo sovrano di Dio nella trasmissione della vita umana. Questi sono i motivi. Quindi la contraccezione si oppone gravemente alla castità matrimoniale, è contraria al bene della trasmissione della vita, aspetto procreativo del matrimonio, e alla donazione reciproca di coniugi, aspetto unitivo del matrimonio. Ferisce il vero amore e nega il ruolo sovrano di Dio nella trasmissione della vita. Siamo i punti 2 e i punti 4. Giovanni Paolo II ha detto che, citazione, se si esclude dai rapporti coniugali radicalmente e totalmente l'elemento potenziale di paternità e di maternità, si trasforma per ciò stesso la relazione reciproca delle persone. Si trasforma per ciò stesso la relazione reciproca delle persone. L'unione nell'amore slitta verso un godimento comune, o per meglio dire, verso uno dei due partner, qui in amore e responsabilità, pagina 216, scusate. E continua, citazione, violando le leggi della natura si viola anche la persona, facendone un oggetto di godimento anziché farne un oggetto di amore. La disposizione alla procreazione nei rapporti coniugali protegge l'amore, è la condizione indispensabile di una vera unione delle persone. Pagina 218. Prima di lui Paolo VI aveva detto, citazione, il dominio dell'istinto mediante la ragione e la libera volontà impone indubbiamente un'ascesi. Ma questa disciplina propria della purezza degli sposi, ben lungi dal nuocere all'amore coniugale, gli conferisce invece un più alto valore umano. Esige un continuo sforzo, ma grazie al suo benefico influsso i coniugi sviluppano integralmente la loro personalità, arricchendosi di valori spirituali. Essa apporta alla vita familiare frutti di serenità e agevola la soluzione di altri problemi. Favorisce l'attenzione verso l'altro coniuge, aiuta gli sposi a bandire l'egoismo, nemico del vero amore, ed approfondisce il loro senso di responsabilità. I genitori acquistano con essa la capacità di un influsso più profondo ed efficace per l'educazione dei figli. La fanciullezza e la gioventù crescono nella giusta stima dei valori umani, nello sviluppo sereno ed armonico delle loro facoltà spirituali e sensibili, umane vite, punto 21. Commentando queste parole di Paolo VI, Giovanni Paolo II dirà, citazione, perciò quell'ascesi della continenza non comporta l'impoverimento delle manifestazioni affettive, anzi le rende più intense spiritualmente e quindi ne comporta l'arricchimento.
dice il 24 dicembre 1984. Un altro aspetto particolare, sempre nell'ambito del rapporto dei coniugi, il rapporto orale o anale è del tutto al di fuori del disegno di Dio sulla sessualità e sull'amore umano. I sessi sono stati dati da Dio per congiungersi in determinato modo, vale a dire con una finalità procreativa. Sono strutturati per questo. Sulla finalità procreativa dei sessi nessuno può dire il contrario, è evidente. Ora, quando nell'intimità sessuale si dona all'altro anche la propria capacità di diventare padre o madre, si può dire che c'è la donazione totale. Nel senso orale o anale, prima ancora di venire meno l'affinità procreativa, viene meno l'amore vero, cioè la volontà di donarsi in totalità. Nel senso orale o anale vi è solo una chiara deformazione del disegno di Dio. I due coniugi si usano l'un l'altro come mezzo di piacere, come strumento libidinoso. Per questo il magistero della Chiesa è particolarmente severo in confronto di tali tipi di approccio e citazione. Se il marito, poi, vuole commettere con lei la colpa dei sodomiti, i rapporti anali, poiché questo rapporto sodomitico è un atto contro natura da parte di entrambi i coniugi che così si congiungono, e questo al giudizio di dottori gravemente cattivo, la moglie, per nessun motivo, neppure per evitare la morte, può lecitamente in questo modo compiacere il suo impudico marito. Questa risposta della penitenzieria 2 aprile 1916, Denzi, che si trova al punto 3634. Paolo VI, senza scendere a queste determinazioni, nell'enciclica Umane Vitae, ha compreso anche il sesso orale e anale nell'affermazione che costituisce la risposta che il Concilio gli ha chiesto. Citazione: «È altresì esclusa ogni azione che, abbiamo detto prima, o in previsione dell'atto coniugale, o nel suo compimento, o nello sviluppo delle sue conseguenze naturali, si proponga come scopo o come mezzo di impedire la procreazione dei figli». Bene, ora facciamo un ulteriore approfondimento a riguardo, perché già immagino sono suscitate delle domande, no? Riguardo i rapporti di cosiddetti preliminari, ma meglio manifestazione dire di affetto. Si può parlare anche di preliminare corretto, quindi attenzione. Ed è corretto quel preliminare per il quale ci si stimola in vario modo per poter essere in grado di compiere il gesto dell'intimità sessuale secondo Dio. In questo stimolarsi in vario modo è incluso anche quanto i coniugi possono fare per portare la donna all'appagamento fisico. Vi spiego. Il manuale Sergio di Morale di secolo scorso si legge: il problema della soddisfazione della donna è reale. Se il rapporto è compiuto secondo la legge di Dio, la donna ha diritto a questa soddisfazione, che è parte integrante dell'atto coniugale nell'aspetto unitivo. Pertanto, durante l'atto coniugale è lecito cercare questa completa soddisfazione sia con il proprio tatto sia con quello del marito. Anzi, si legge che la donna può fare questo anche subito dopo l'atto o anche prima dell'atto, se questo giova al compimento dell'atto coniugale. Ad esempio, c'è l'eiaculazione precoce, ma da parte del marito, lui raggiunge l'orgasmo, lei no, si può aiutare la donna perché c'è l'orgasmo, che questo rientra nell'atto unitivo. Infine è l'atto unitivo che tutti, insomma, questo aspetto di manifestazione di affetto, di volersi, di donazione totale reciproca. Come vedete, siamo in un contesto diverso dalla masturbazione, che è fine a se stessa, no? Siamo all'interno dell'atto coniugale di cui si vuole che si realizzano tutti i suoi obiettivi, e siamo in ottica ben diversa da quella per cui si cerca il rapporto orale o anale per se stesso, anche se poi viene seguito il rapporto secondo natura. Il rapporto anale è sempre escluso, rapporto orale se in aiuto alla copula, diciamo, poi l'atto coniugale. E questo è il principio che tenevano presente gli autori di teologia morale quando scrivevano che, citazione: baciare i genitali in genere non è necessario e neanche utile per compiere l'atto, spesso ripugna i coniugi. Tuttavia, talvolta, a motivo della frigidità di uno dei due o di tutti e due, possono essere utili e talvolta anche necessari. Ecco, quindi, diciamo,
So, conclusione di questo, ecco, penso di aver toccato un po' tutti i punti abbastanza anche delicati riguardo a queste cose, senza magari andare troppo oltre. Penso che insomma ci siamo abbastanza capiti. E concludiamo l'ultimo aspetto, quello riguarda l'omosessualità, anche questa è una questione delicata. La Chiesa, che nell'interpretare la legge di Dio assistita dall'alto, è convinta che l'omosessualità sia un disordine, che il peccato di omosessualità sia un peccato impuro contro natura, abbiamo visto la volta scorsa secondo San Tommaso, no? Due sono interventi di maggior rilievo a cura della Congregazione per la Dottrina della Fede. La dichiarazione Persona Umana del 29 dicembre 1975 e Homosexualitatis Problema sulla cura pastorale delle persone omosessuali del 1 ottobre 1986, specificamente queste due. A questi possiamo aggiungere Catechismo della Chiesa Cattolica, che completa questo, diciamo, sull'argomento. Ora, la Chiesa distingue tra persone omosessuali, inclinazione omosessuale, pratica omosessuale, convivenze omosessuali. Le persone omosessuali. Catechismo della Chiesa Cattolica rileva che, citazione, un numero non trascurabile di uomini e di donne presentano tendenze omosessuali profondamente radicate, siamo al punto 2358. Queste persone, indipendentemente dalla loro inclinazione, citazione, devono essere accolte con rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione. Tali persone sono chiamate a realizzare la volontà di Dio nella loro vita e, se sono cristiane, a unire al sacrificio della croce del Signore le difficoltà che possono incontrare in conseguenza della loro condizione. Sempre il punto del Catechismo 2358. Ciò che dagli esperti tuttavia viene negato è che vi sia un gene dell'omosessualità. Secondo molti autori, la teoria più accreditata sulla genesi dell'omosessualità è quella socio-psicologica. Sarebbero responsabili dell'insorgenza della tendenza omosessuale se l'ambiente educativo familiare, una totale assenza dei genitori, uno stile educativo essenzialmente possessivo, duro da parte della madre, una presenza insignificante da parte del padre, eccetera, sia l'influenza di gruppi sociali frequentati. Questo non deve portare a concludere che chi ha un genitore autoritario e l'altro quasi inesistente deve essere un omosessuale, no. O che l'educazione dura da parte dei genitori porti i figli a reagire così, no. Si tratta di indizi che partono dalla presenza di questa anomalia nei figli e che portano a dire che a monte, ma nei genitori, probabilmente c'è stato qualcosa che non ha funzionato, quindi potrebbero essere una delle cause queste. Non di rado, però, è l'adescamento da parte di omosessuali a scatenare inclinazioni omosessuali in soggetti più fragili, come l'occasione fa l'uomo ladro, così lo fa anche impuro e lo fa anche omosessuale. Quindi questo riguarda le persone in generale. Secondo punto, l'inclinazione omosessuale. Occorre precisare che la particolare inclinazione della persona omosessuale, benché non sia in sé peccato, costituisce tuttavia una tendenza più o meno forte verso un comportamento intrinsecamente cattivo dal punto di vista morale. Quindi la tendenza non è peccato in sé, ma di fatto è proprio l'omosessuale che è secondo natura, cioè secondo il piano stabilito da Dio. Per questo motivo l'inclinazione stessa deve essere considerata come oggettivamente disordinata. L'inclinazione poi soggettivamente bisogna vedere come uno vi risponde, però qui stiamo cercando, ecco, di distinguere le cose. Pertanto, coloro che si trovano in questa condizione dovrebbero essere oggetto di una particolare sollecitudine pastorale, perché non siano portati a credere che l'attuazione di tale tendenza nella relazione omosessuale sia un'opzione moralmente accettabile. Questo lo dice la omosessualità del problema al punto numero 3. Quindi citeremo solo quelli sui documenti della Chiesa, in maniera che sia non sia il pensiero mio, è il pensiero quello che la Chiesa ha detto in materia. Diciamo sempre quello né più né meno. Catechismo, sempre punto 2358, questa inclinazione oggettivamente disordinata costituisce per la maggior parte una prova. Terzo punto, la pratica omosessuale. I rapporti omosessuali, citazione, sono intrinsecamente disordinati che in nessun modo possono ricevere una qualche approvazione. Persona umana, punto 8. Quali sono i motivi? Una è la palese difformità della legge di Dio espressa nella natura della persona. Secondo
Citazione: secondo l'ordine morale oggettivo, le relazioni omosessuali sono atti privi della loro regola essenziale e indispensabile, persona umana, punto 8. Manca infatti ad essi la complementarietà dei sessi e la connessa capacità di suscitare la vita. Questo è evidente. Citazione: solo nella relazione coniugale l'uso della facoltà sessuale può essere moralmente retto. Pertanto, una persona che si comporta in modo omosessuale agisce immoralmente. Quindi, omosessualità di problema al punto 7. Altra citazione: l'attività omosessuale rafforza un'inclinazione sessuale disordinata per se stessa, caratterizzata dall'autocompiacimento umana, scusate, omosessualità dis problema, punto 7. La dichiarazione persona umana afferma che, citazione, le relazioni omosessuali sono condannate nella Sacra Scrittura come gravi depravazioni, persona umana, punto 8. San Paolo è molto esplicito. Non illudetevi, né effeminati, né sodomiti, eccetera, eccetera, erediteranno il regno di Dio. Prima lettera di San Paolo ai Corinzi, capitolo 6, versetto 10. Nelle lettere ai Romani parla della pratica omosessuale come di passione infame, atti ignominiosi, traviamento. Troviamo nei San Paolo Apostoli Romani, capitolo 1, nei versetti 24 e seguenti. Catechismo della Chiesa Cattolica ricorda che si tratta di un peccato gravissimo che grida verso il cielo. Questi uno dei quattro peccati, grido vedete a cospetto di Dio, non grida verso il cielo, è peccato impuro contro natura, uno dei quattro, dice il Catechismo, il punto 1867. Con molta chiarezza il Magistero della Chiesa dice, citazione, quindi San Magistero che parla, che prendiamo tutto dal Magistero. Come accade per ogni altro disordine morale, l'attività omosessuale impedisce la propria realizzazione e felicità, perché è contraria alla sapienza creatrice di Dio. Quando respinge le dottrine erronee riguardanti l'omosessualità, la Chiesa non limita, ma piuttosto difende la libertà e la dignità della persona, intesi in modo realistico e autentico. Omosessualitatis problema, punto 7. E quarto punto, le convivenze omosessuali. Se è già di suo grave il peccato di omosessualità, l'unione omosessuale introduce un disordine ancora più grave perché genera una concezione della sessualità del tutto difforme dalla logica della natura, cioè che è il piano di Dio, e induce a pensare che il comportamento omosessuale sia una forma differenziata rispetto al percorso del matrimonio tra un uomo e una donna. Giovanni Paolo II ha detto che è, citazione, incongrua la pretesa di attribuire una realtà coniugale all'unione fra persone dello stesso sesso. Vi si oppone innanzitutto l'oggettiva impossibilità di far fruttificare il connubio mediante la trasmissione della vita, secondo un progetto iscritto da Dio nella stessa struttura dell'essere umano. È di ostacolo, inoltre, l'assenza dei presupposti per quella complementarietà interpersonale che il Creatore ha voluto, tanto sul piano fisico-biologico, quanto su quello eminentemente psicologico tra il maschio e la femmina. Questo discorso al Tribunale della Rota Romana il 21 gennaio 1999. Molto meno, sempre citazione, molto meno si può attribuire a questa unione il diritto di adottare bambini senza famiglia, sempre lo stesso discorso. Altra citazione, omosessualitatis problema, punto 15. Nessun programma pastorale autentico potrà includere organizzazioni nelle quali persone omosessuali si associano tra loro, senza che sia chiaramente stabilito che l'attività omosessuale è immorale. Un atteggiamento veramente pastorale comprenderà la necessità di evitare alle persone omosessuali le occasioni prossime di peccato. Questo punto è il punto 15. Come si vede, in conclusione, il pensiero della Chiesa è molto corretto e oggettivamente inoppugnabile. Qualsiasi persona di buona volontà, indipendentemente dalla fede, può riconoscere la validità dei giudizi. Quindi non si tratta di un partito preso, ma di nozioni elementari che sono già intuite come varie dal buon senso. La Chiesa ritiene che, omosessualitatis problema punto 15, solo ciò che è vero può ultimamente anche essere pastorale, è la verità che fa l'azione pastorale, non l'azione pastorale che poi diluisce la verità, perché oggi è così, ora bisogna adattarsi alle situazioni, quindi va a discapito della verità che si diluisce in tutte le varie aspetti, no? È sempre la verità che fa poi l'azione pastorale al popolo di Dio.
Guarda, in conclusione, uno può dire ci sono opinioni che mostrano posizioni più aperte o diverse rispetto a questo, abbiamo detto, della Chiesa, non sono le mie personali, quelle della Chiesa, no? Abbiamo citato San Tommaso d'Aquino nel discorso a lui sulla catechesi, nel quadrubice vizio conto natura, abbiamo visto, no? La masturbazione, i rapporti anali, l'omosessualità, la bestialità, quindi già ne parla San Tommaso d'Aquino della Chiesa, e poi tutti i vari documenti che il Magistero della Chiesa ha fatto negli anni su questa situazione. Quindi posizioni più aperte, la Chiesa deve essere più aperta, non si dice, no? Allora, qua vedete l'equivoco, aperte, ma aperte a che cosa? Alla verità, alla santità, oppure aperte all'errore o al degrado? Se vogliamo ottenere la santità, seguiamo le vie di Dio, quelle indicate, riportando il passo, come ho detto prima, di San Paolo e San Vincenzo, capitolo 4, versetto 3 e 8, e quelle che il Magistero della Chiesa ci insegna da sempre. Noi seguiamo quello che la Chiesa ci insegna da sempre, in tutti i suoi vari aspetti della vita sociale che dobbiamo vivere. Quindi quello ci insegna, quello noi ci sforziamo di seguire con l'aiuto di Dio, e quello dobbiamo insegnare, perché, ripeto, il sacerdote non è arbitro della liturgia, della dottrina, della morale, ma devi insegnare quello che Cristo ha insegnato, che ha lasciato la Chiesa come depositaria della verità, che nell'arco dei secoli, fino alla fine dei tempi, dovrà insegnare la verità. È sempre la stessa, no? Il principio della tradizione di San Vincenzo di Lerin, ecco che quod omnibus, quod ubique, quod semper, cioè ciò che da tutti, ciò che dovunque, ciò che da sempre è creduto, questo si deve ritenere. Cioè, se era vero 100 anni fa, se era vero 500 anni fa, se era vero 5.000 anni fa, sarà vero anche oggi, se era vero fra 10 anni, fra 50 anni, fra 100 anni. Quello che tutti da sempre, dovunque hanno creduto, questa è la verità, questa è la tradizione, questo che si trasmette nei secoli, dei secoli, generazione in generazione, da quando Cristo, ecco, è sceso al cielo, ci ha mandato lo Spirito Santo che assegna fedelmente alla Chiesa, e la Chiesa, ecco, insegna, ecco, come madre, insomma, e guida, insomma, nel cammino della vita per il raggiungimento del fine ultimo, che non è quello terreno, abbiamo visto, ma è quello del paradiso. E la Madonna ci aiuta sempre in questo, con la sua intercessione, il suo cuore immacolato di San Giuseppe, patrono della Chiesa, di San Francesco e tutti i santi, ecco, si benedica, in nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria.